Salve a tutti, io sono DeLonGamer e contro ogni aspettativa, bentornati su Omicidio sull'Oriente Express. Oggi conosciamo altri passeggeri del treno che, tuttavia, rimane bloccato nella neve con un killer a bordo, che nella notte colpirà a morte la sua prima vittima. Per fortuna, il baffo più belga del mondo si sta annoiando un sacco e avrebbe proprio voglia di risolvere un bel caso di omicidio. Buona visione! Signori, voglio essere onesto con voi, non pensavo che saremmo risaliti a bordo dell'Oriente Express. Il primo video che avete visto una settimana fa era un contenuto sponsorizzato. Di solito non continuo mai a portare la serie, però gli iscritti nei commenti erano molto entusiasti e pertanto vediamo di dare una seconda possibilità al signor Poirot. Poi ovviamente se ci sono le views la continuiamo, anche perché è un gioco mediamente lungo. Allora, sul finale del primo episodio avevamo gustato un ottimo dolce, quindi il nostro amico il signor Book ci ha chiesto di fare il terzo grado alla povera pasticcera per scoprire la sua ricetta segreta. Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent dessert you served us tonight. I wanted to tell you personally how much both Monsieur Book and I enjoyed it. Thank you very much, sir. In fact, it is so good. Monsieur Book insists on knowing how you made it. Oh, sir, I'm sorry. You must know a chef never gives away their recipes. But, well, you helped with the refrigerator, and without space in it for me, there would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel. Then I spread this caramel to make tuiles. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream, and I put the whole thing on a strawberry crown. No. Oh, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with me. Molto semplice, quelle non erano fragole, erano dei lamponi. Signorina ha provato a fregarmi, si vergogni, santi numi, e dai. Thank you for sharing your recipe with me, but I doubt those are strawberries you're using. Oops, you have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? Ma lamponi, signorina, ovviamente, chi mai li confonderebbe con le fragole? You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Book, he couldn't tell the difference. È un idiota. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of the dessert. First, I melted some butter. I crumbled pieces of chocolate into Aha! the butter. Then no, I non è vero. The mix in a circular mold. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. Signora, non me l'ha fatto indurire tutto nemmeno a me. Ha chiaramente mentito perché non c'era il cioccolato. Certainly not chocolate that you've crumbled. I see you do have an excellent palate. Do you know what ingredients I used? Biscotti sbriciolati. Guardate, dopo 8 giorni ancora me lo ricordo. A clever pastry chef might mix crushed biscuits with butter to create this delicious base. That's it. You're getting closer to the entire recipe. Closer? I've caught murderers with less difficulty than this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. Perfetto, ritorniamo quindi alla nostra mappa mentale in modo tale da scoprire la ricetta del dessert. Allora, vediamo un po', ci danno diversi indizi. Lo zucchero viene aggiunto dopo la vaniglia. Le uova e la scorza d'arancia sono una accanto all'altra nella ricetta. Quindi le uova vengono aggiunte per prime o per ultime? Allora, diamo per scontato che le uova siano per ultime. A sto punto la scorza d'arancia si troverà direttamente qui. Non si possono aggiungere lo zucchero e il latte consecutivamente, quindi non possono essere vicini. Allora, il latte lo possiamo mettere per primo, vediamo un po' se gli altri tre hanno senso. La vaniglia viene aggiunta appena prima della farina, quindi potremmo fare vaniglia, farina e quindi zucchero. Lo zucchero viene aggiunto, vabbè, dopo la vaniglia, quindi no, questi due dovrebbero essere invertiti. Aspetta, non immediatamente dopo, brighella, quindi dico così. Perfetto, speravi di fregarmi all'ultimo. Mio Dio, Telone, sei anche un grandissimo chef di fama internazionale, chi l'avrebbe mai detto? As promised, my recipe is yours. Give me 5 minutes to write it down for you. Thank you. I am in your debt. No, io la sto odiando profondamente. Sta ricetta me la poteva dare fin dall'inizio. Ma dimmi te, che poi non era sto grande dessert di fama internazionale. Ma certo, nessun problema. Questa signora non me la ricordo. Chi è? Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, signora! We do. This isn't the 1930s. I did not mean to offend.
You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry. I expect, being Princess Dragomirov's assistant, you must be used to eating well. Cooking is an art. You do not need to wear the chef's hat to be an artist. What is your favorite dish? Currywurst. It is a specialty of mine. L'aveva capito che signora essere un pochettino tedesca, in effetti, ancora prima che lei dicesse di Kunzerwurst lì che cocchio era, ed è ovviamente una assistente. I'm right again. That happens to me a lot. Sì, sì, solo perché la signora pensava alle salsicce, ma vabbè, dettagli. Ancora non conosciamo la maggior parte dei personaggi che sono a bordo di questo treno, purtroppo, vabbè, dei passeggeri. I made a lot of progress on the expenses last night, sir. I should be done by tomorrow morning. You're supposed to be a fast worker, Hector. Sorry, sir. Working here is not as comfortable as in our office in Boston. You're lucky to ride in a train like this. Signore, lei ci morirà stanotte, è abbastanza ovvio, e penso che se lo meriti anche. Allora, lui è americano. Ovviamente c'ha 40 anni ed è un segretario. Oh, suor Germana, buongiorno, che piacere rivederla. Here you are, sir. My recipe. Please tell Mr. Book he should not expect my recipes for the other desserts. Ok, c'è scritto altro sul fogliettino? Thank you very much, mademoiselle. I know he will sincerely appreciate the gesture and I will make certain he gets the message. Però controlla il messaggio che magari ti ha lasciato il numero di telefono. Questa signora, gli uomini baffuti sono sempre piaciuti. Ok, vediamo di ritornare da Book. Ciccio, che piacere rivederti dopo una settimana. Wow, you were gone such a long time. La signora era insaziabile. It proved more challenging than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little gray cells? More the exercise of my little taste buds. Thank you so much, my friend. Eat your dessert. You've earned it. Ormai si sarà riscaldato e mezzo sciolto. È un miracolo che il gelato abbia resistito così a lungo. Oh no. Il vecchio bastardo. Prego si accomodi e non mi chieda neanche il permesso. Santa educazione. Volevo solo godermi il caffettino. Dica. Good evening. My name is Ratchet. I think that I have the pleasure of speaking to Mr. Hercule Poirot, is that so? You have been correctly informed, monsieur. Your exploits are well known on my side of the Atlantic. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Non potevi approcciarti a lui in maniera più sbagliata, effettivamente. Poirot e il denaro non sono due cose che vanno a braccetto, questo è poco ma sicuro. What is it you wish me to do for you, monsieur? Ratchet. Mr. Poirot, I am a rich man, a very rich man. L'aveva fatto men in intendere. That position have enemies. I have an enemy. Monsieur, in my experience, when a man is in a position to have, as you say, enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy only. Yes, I appreciate that point. Enemy or enemies, it doesn't matter. What does matter is my safety. My life has been threatened, Mr. Poirot. Now, I'm a man who can take pretty good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. And remember, big money. Basta! I regret, monsieur, that I cannot oblige you. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. Now, if you wouldn't mind, I'd like to finish my coffee peacefully. C'è andato dritto al punto, Poirot, eh? Oh, lui non guarda in faccia nessuno? Ok, quello non è un uomo che vorrei avere come nemico, onestamente. Ok, direi che possiamo andare a riposarci? È stata veramente un'ottima cena. Lo sentite anche voi, ragazzi? Lo sentite? È il profumo di un baffo dorato. Datemi mezzo secondo, sicuramente qualcuno mi ha nascosto un baffo dorato da qualche parte. Vediamo un po'. Io entro dove mi pare piace, voi litigate, figlioli, non fate caso a me. Sono qui solo per il baffo dorato. No, non la birretta Poirot, il baffo. Niente baffo. Ho trovato un sacco di cibo. È una cucina molto pulita, spostatevi. So che mi nascondete il baffo. Ah! Piccolo fetentone, a quanto pare era in bagno, come eh? Tu, Poirot, my exquisitely sculpted friend. Sì, ma era sopra la tavola del cesso, ciccio. Magari dagli una pulita almeno, non chiedo molto. A proposito, questa sera si dorme in prima classe, ci hanno spostato di cabina, se ben ricordo. Dica. A nightcap, Monsieur Poirot?
A cup of coffee, Monsieur Fauché. Then I will retire to my new compartment. Ciccio, un altro caffè. I'm sure you will find it to be most comfortable. Mio Dio, quanto nevica là fuori. Rimanere bloccati sarebbe un bel problemone, in effetti. Perché ci siamo fermati? We have stopped? Yes, sir. Belgrad Station. If you'd like to go out and get some fresh air, now is the time. The train leaves at 9:15. No, no, I see that it is snowing. I will not seek out the fresh air. Probably a wise decision. May I suggest a chocolate to accompany your coffee? It is produced by my father, the best chocolatier in Switzerland. I would never refuse a chocolate with such high recommendation. I know you will enjoy it, and please let me know if there is anything else you require. Lo staff è super gentile in questo caso. Allora, se do per scontato che sia svizzero, 28 anni e ovviamente è un barista con la passione per la cioccolata. Ok, le cabine della prima classe dovrebbero trovarsi dopo quelle della seconda, se ben ricordo. You said you were getting off at Belgrade. No, sei tu che lo hai inteso. You misunderstood me. But man, your baggage, it's gone. It has been moved into another compartment, that is all. Oh, I see. Sì, io non sono come voi babbani in seconda classe. Puh. Scusate, spostatevi che mi contagiate con la vostra poracitudine. Ok, prima classe da questa parte, ottimo. Oh, c'è anche il controllore. Buonasera, signore, salve. I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. Quindi c'è qualcuno che controlla i corridoi a prescindere e probabilmente arriva qualora un passeggero avesse bisogno di qualcosa. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making myself a cup of tea. I hope it'll warm you up. Oh, Dio, la signora fastidiosa che c'aveva la figlia negli Stati Uniti e tutte cose. I hope so. Good night. Well, good night, my dear. Quanto chiacchiera sta donna. What a brave girl. On the other hand, that man there in the next cabin, Monsieur Ratchet, he scares the hell out of me. There's something wrong about that man. My daughter always says I'm very intuitive. When Mama gets a hunch, she's dead right. That's what my daughter says. And I've got a hunch about that man. He's next door to me and I don't like it. I put my bags against the communicating door last night. I thought I heard him trying the handle. Well, whoever you are, I'm going right to bed to read. Good night. Good night, madam. Signora, non per dire, ma sua figlia racconta un sacco di cazzate. Ok, lasciamo stare che è meglio e vediamo di andare a dormire. Oh no. Ah, salve. Anche lei è un suo dipendente, non lo sapevo. Salve! Lei sta per essere ammazzato. Non era una minaccia, era una garanzia. Mister, io ho i big money. Monsieur Ratchet seems very upset. Lo sarei anch'io se stessi per schiattarci male male con 841 coltellate, ma vabbè, dettagli. Ricordo pochi dettagli, figlioli, è passato decisamente troppo tempo. Datemi giusto mezzo secondo, voglio dare un'occhiata. Ah, di qua non possiamo andare e niente baffi d'oro. Nascosti in giro, purtroppo. Come non detto. Allora, la mia stanza è la 202. Vediamo un po' com'è. È un po' piccina, però è più che sufficiente per un baffo del mio calibro. Non c'è nulla con cui possiamo interagire. Però, andiamo a far la nanna? Che ti vedo un po' stanchino. Ah, finally a real bed fit for a king. Or a very tired detective. Ma non hai fatto un cazzo? Sei stato lì a mangiare e a dir boiate tutto il tempo. Mio Dio, che è diventato penthouse all'improvviso. Guardalo lì, Hugh Hefner, super baffuto edition. Sì, ma mettiti sotto, Poirot, fa freddo, c'è la neve fuori. Vabbè che terranno la temperatura media a 841 gradi. Cos'è stato? Il campanellino di quando chiami il tizio? Vediamo un po', diamo una sbirciata veloce veloce. Buongiorno. Che succede? Ratchet? È morto. Ce n'est rien, je me suis trompé. Cosa ha detto? Siamo passati al francese per una frazione di secondo. Ok, che ore sono? Mezzanotte e 37. Ok, vediamo di ricordarci l'orario per l'indagine in caso di necessità. Ah, grazie gioco che mi ha inquadrato il cellulare, giustamente. Però, cerchi di dormire adesso. Ancora. Poirot ci ha nudito, porcaccia la miseria. Già salta incazzato perché non riesce a chiudere occhio. Vediamo un po' che succede. Good night, madam. Ok. Oh, Poirot, il signore sta venendo in questa direzione. Ah, posso anche zoomare? Salve, buon uomo, come va? Tutto bene?
The American lady? Yes, don't worry. You'll know how Mrs. Hubbard is. Chiacchiera. Imagine to yourself the time I have had with her. She insists, but insists, that there is a man in her compartment. Just imagine it, monsieur. In a space of this size, where would he conceal himself? I argue with her. I point out that it is impossible. She insists. She woke up and there was a man there. And how, I ask, did he get out and leave the door bolted behind him? But she will not listen to reason. That one does not leave time to listen. Guardi, signore, le garantisco che la signora Hubbard non vede un uomo da quando ha concepito la figlia oltre 30 anni fa. Nessuno ci andrebbe con quella donna, ma toh. Cioè, chiacchiera talmente tanto che ti si stacca proprio l'artefatto davanti. The train has stopped, Mr. Michel. We have run into a snowdrift. Heaven knows how long we shall be here. I remember once being snowed in for 7 days. E where basta? Between Vinkovsky and Broad. Oh la la. It's time for me to go back to bed. I wish you a good night, monsieur. Or what is left of it. Sì, se la smettessero di suonare quel campanellino ogni 1,8 secondi. Ok, proviamo a ritornare a dormire. Vediamo se siamo fortunati. A quanto pare è stata una notte molto movimentata. De novo! Poirot proprio non ce la fa. Non ce la fa, mo se incazza. Ti tira una sbaffata sulle gengive. E questa? Chi è la contessa? Non riesco a capire chi sia da dietro. C'aveva tutto un dragone. Qualcuno che correva dalla destra della mia stanza verso il fondo, mentre invece il signore si trova alla mia sinistra. Il che è strano, in effetti. Oh, a quanto pare siamo ancora bloccati. Oh, oh. No, non possiamo entrare in galleria. C'è stata una sorta di slavina. Quindi qualcuno deve andare a scavare, figlioli. Dai, non possiamo rimanere bloccati qua. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Tutti meno uno. Sì, sta nevicando veramente un bel po', in effetti. The train still hasn't left. Ok, siamo in parte a un ponte, peraltro. Non è la cosa migliore, possiamo anche dare un'occhiata, vediamo un po'. Ovviamente il coso per i baffetti. The mustache comb to tame unruly nuts. Chissà perché non mi stupisco, poi. Cos'è sta roba? The finest of curling irons for the moustache. Ovviamente, ok. E poi infine. Oh mio Dio, posso dedurre cosa sia? Wax to preserve the perfect symmetry of the moustache. Sì, la parola moustache con lei è un pochettino abusata, signore, eh. Come ho detto, lei c'ha un brutto problema di dipendenza. Maronne, con quanto biancume non me lo dici? Mi sto accecando di brutto. Signor Ratchet, è ancora morto? È ancora vivo? Buongiorno, come va? Tutto bene? Ha dormito? Sì, quando mai nella vita, poretto. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Ma sto povero Cristo, davvero, quando lo fate andare a dormire? Ti sarà rotto un po' le balle di fare la balia a tutti? Allora, qui abbiamo il baretto, in effetti. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, I'll be in deep trouble. Just mamma mia! In Paris and warn them. Of course I tried that. But there is no network service in these mountains. La tecnologia, tanto un vantaggio quanto una grandissima fregatura. La chiacchierona, oh no. Chiacchieri. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. Oh, I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They will wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? We have refugees to help. Mi sale una voglia di colazione veramente incredibile, anche se siamo di pomeriggio. Ah, santa gastrite. Signora, good morning, buongiorno. Madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to giustamente. Me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it? I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing.
If I must be late for my appointments, then they will wait. Giusto. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, monsieur Poirot. Signora, non per dire, ma anche lei dovrebbe stare in un museo, eh? Mi piace come Poirot ha trattato malissimo il signor Ratchet, perché è arrivato lì tutto spandone e sborone, ma ha trattato invece con molta educazione rispetto alla signora, perché lei a sua volta non se l'è tirata più di tanto. Ma che bel pianoforte. A beautiful piano, what a luxury. Come cocchio ha fatto sto pianoforte? Ma non ci dovrebbero essere le corde e tutte cose? Sono un po' confuso. Buongiornissimo. Come va l'inciuccio segreto con il capitano britannico? Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice. And the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. I've got the power! Ad ogni modo, buongiornissimo, ce l'ha un altro cioccolatino. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes. I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin, triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Sì. La colazione, madonna, deve essere una roba meravigliosa. Aspetta un attimo, non mi ricordo di essere entrato qui. Orient Express Bar is certainly well stocked. No, paro. Ieri sera avrebbero potuto nascondere qui uno stracocchio di baffo dorato e non ce ne siamo accorti. È una situazione gravissima. Beh, ovviamente non riuscirò a trovare tutti i baffi dorati, mi sembra anche scontato. Oh no, cosa vuoi da me? How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Ho un nome, Ciccio, e ti ho anche aiutato col biglietto. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203. Aia, hanno trovato il cadavere. E io non mi posso neanche gustare la mia maledettissima colazione. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course. But you obviously have some influence with Bouc. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Oh mio Dio, quanto l'odio sto tizio. Arrogante e pretenzioso, in effetti. Ok, tutta sta fatica per poi ritornare esattamente da dove sono partito. Porca miseria, Bouc. Sto treno è troppo lungo, lo accorci, lo faccia più largo la prossima volta. Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. A passenger? Which passenger? In there. He's an American. A man called Ratchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. The Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Bouc, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Potevi farti le parole crociate, il sudoku, come tutte le persone normali. E se fosse stato lei, Bouc? We are all at your service. This is the room, right here. Non fare il furbacchione. Cosa volevi fare con la ricetta del dolcino, eh?
Lo scoprirò prima o poi, maledetto. Ah, no, le foto dei piedini su OnlyFans, no, per favore. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Il nonno di Mastro Lindo. Forgive me, doctor, you are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please. If you need any help, I won't be far away. Sarà in parte lì. Che cocchio stai dicendo? Allora, lui dovrebbe essere Keniota. Beh, 89 anni, no. Direi 47, ma portati malissimo. Ed è un dottore? Un uomo! A freddo che la vedo molto tremolante. Vabbè, in effetti il finestrino è aperto. Where can the killer have gone? Beh, non può essere uscito da qua. Si sarebbero notate delle impronte sulla neve? The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. E allora perché il finestrino è aperto? Per mantenere meglio il cadavere? Scusate. Signore, come va? La vedo un pochettino rigidino stamattina, vuole un massaggio? Allora, c'è qualcosa sotto il letto? Un fazzoletto? Oh, vediamo un po'. Ci sono delle iniziali, una H? A handkerchief. There's a letter H embroidered on it. I'll take photos. Bravo, bravo. Così non dobbiamo sempre avere le prove a portata di mano. Lo rimettiamo lì, giustamente. Cos'è, una bottiglia? Ah, il coso per svapare alla banana. Did it belong to a ratchet? No, non mi sembra il tipo che svapa, in effetti. Quello va di sigari direttamente. Poi abbiamo un bicchiere con una strana polverina sul fondo. I'm sure I will find some interesting things inside. Direi che qualcuno probabilmente lo ha addormentato prima di colpirlo. Cellulare mezzo distrutto. His phone was deliberately smashed. Che strano. Voglio dire, in questo contesto il cellulare era praticamente inutile. Otto guarda una pistola. Quindi aveva un'arma per difendersi. Last night Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready. Yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Sì, beh, se lo avevano addormentato, di certo non era in grado di prendere la pistola. Probabilmente non si è neanche accorto che qualcuno lo stesse uccidendo. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. Ah, vabbè, ripetutamente caduto su un coltello. I will of course prepare a complete report on my findings. Thank you. Sono cose che capitano, eh. A mio cugino è successa la stessa identica cosa e sta benissimo. Orologio rotto? Ah, così abbiamo l'ora dell'omicidio. The watch is broken, the hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. A che ora abbiamo visto la signora che correva in corridoio? Perché ricordo di essermi svegliato alle 1:15, più o meno il momento in cui la signora, come cocchio si chiama quella chiacchierona maledetta, ha detto di aver visto qualcuno nel suo scompartimento. Ok, non mi sembra che ci sia altro da controllare. Io avrei anche aperto i cassetti, ma non sono di certo un vero investigatore. Aspetta un attimo, è questo? Ah, è aperto. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Ah, ok, giusto. Quindi l'assassino non è uscito da qua. Però sappiamo che ci sono le porte comunicanti. Vediamo un po'. This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. Sì, ma deve essere aperto da ambedue le parti? A meno che non è uscito da qui, andato dall'altra parte e lo ha richiuso. Ed è lì che forse la signora lo ha visto. Una cassaforte, però mi serve il codice. Questo non ce l'ho in effetti. È un bel problemone. Forse troveremo un indizio da qualche parte. Ah, barbiturici, presumo. Box of sleeping pills. Ok, non mi sembra il tipo da sonniferi, soprattutto, come ho detto, se si aspettava di essere attaccato. Una valigia che possiamo recuperare. Vediamo se ci sono delle informazioni, qualcosa di utile al suo interno. E uno, e due, e apriti sesamo. Allora, tutto molto ordinato. Expensive clothing, recently laundered. Quanto odio le robe piegate, ma mi danno un fastidio viscerale. E questo? Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet.
Alice cammina in una foresta di 1000 fiori, ne raccoglie 10 per fare un mazzo. All'improvviso il mazzo si trasforma in una farfalla e i fiori sul terreno iniziano a moltiplicarsi. Ora ce ne sono il doppio. Alice arriva di fronte alla porta che le chiede: se vuoi uscire dalla foresta devi dirmi quanti fiori sono rimasti. Ah, ok, è l'indizio per la cassaforte. Ah, è abbastanza semplice. 1000 meno 10, 990. Se si raddoppiano, 1980? Non penso che sia un enigma poi così difficile. Allora, facciamo una prova. Curioso che la combinazione della cassaforte fosse un enigma stesso. Ah, ok. Potevate anche complicarla un po' di più, Voglio dire, le mie celluline grigie hanno bisogno di stimolazioni? Aspetta. Gira tutto e... oh, una grande quantità di denaro. Bello lui, è vero o è finto? Not very surprising. Sì, ma queste sono banconote da 100. Un sacco di banconote da 100. Potrebbero essere 10.000 dollari facili facili. Un diario. Ah, la sua agendina. Orient Express. Chiamare Washington DC. Bla bla bla. Arrivo a Venezia. Ratchet had an appointment he will never keep. E questo bizzarro segnalibro col coniglietto? Fontana dei conigli AW. Ah, a meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials AW. In Italia abbiamo una fontana dei conigli? Non è un posto che mi ricordo? Potrebbe essere qualcosa di più secondario, in effetti, in qualche paesello dimenticato, forse, E poi c'era un altro documento. Oh, oh. Per ogni persona ferita, anche tu soffrirai. La tua morte è vicina. Noi non dimentichiamo. Per ogni persona ferita, anche tu soffrirai. Ah, c'erano tante coltellate. Quante sono le persone che ha ferito? Unusual letter, this. Sembra il ragionamento più logico, in effetti. Allora, non so quante altre prove dobbiamo investigare. Lo shampoo non penso sia importante. Ah! Dobbiamo interrogare il nonno di Mastro Lindo, ma certo. I'm sorry, doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Book. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Mi sa che avete un po' freddo tutti e due, la butto là, Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Okay. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Tocchi se stesso perché vedo che sennò mi muore congelato per ipotermia, What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time I hope I can be more precise. Aspetta un attimo, diverse angolazioni e diversa profondità vuol dire che le ferite sono state fatte da più persone, perché la stessa persona, se l'avesse accoltellato ripetutamente, avrebbe probabilmente fatto la stessa tipologia di danni. Poi magari a seconda di dove lo colpisci è più facile che la lama entri o è più difficile. Da quello che ho sentito, in verità, coltellare una persona non è così semplice. O anche estrarre la lama, dicevo, non è così semplice come te lo fanno vedere nei film. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Ah, può influenzare effettivamente sui dati dell'omicidio, vi Thank dicendo. Thank you for your help, doctor. Oh. Ok, non penso ci sia altro per noi qui. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene. Ah, giusto, non ho controllato la mappa mentale di Poirot. La via di fuga dell'assassino. Sapete molto bene che dobbiamo selezionare due elementi che sono collegati tra di loro, come la catena della porta d'ingresso e il signor Michel. Perfetto. L'assassino non può essere uscito dalla porta d'ingresso perché era chiusa dall'interno. Poi abbiamo il finestrino aperto e il treno è fermo, intrappolato nella neve. L'assassino sperava probabilmente di riuscire ad uscire dal finestrino nella stazione successiva, ma il treno si è fermato prima. Ah, non ci avevo pensato. C'è una porta comunicante con la stanza adiacente e la porta comunicante non è chiusa con il chiavistello, quindi è dovuto uscire direttamente da lì. L'assassino è riuscito a uscire usando la porta comunicante perché era aperta. Ma è strano che la signora l'abbia lasciata aperta. Quindi, il murderer must have exited through Madame Hubert's room. Ok, l'indagine si è ampliata, come potete notare. I testimoni della fuga? Beh, la signora Hubbard, sicuro, e direi anche il signor Michel. Sono gli unici due che potevano vedere l'assassino uscire dalla stanza.
Perfetto, e si è espanso ancora tutto. Interroga il signor Michel, interroga la signora Hubbard. Analizza la scena del crimine. Ah, quindi devo ancora scoprire cose? 15 di 17 oggetti ispezionati, va bene. C'è qualcosa nel cestino? Ah, un disegno con un gatto? I wonder what could be in this photo. È stata tutta stropicciata? Non mi dire che la devo ricomporre. Sì, ricostruisci la fotografia. Allora, questo sarà nell'angolino di qui. Questi li possiamo anche ruotare. Dobbiamo capire più o meno a che altezza devono essere inseriti. Ah, ok, il gioco ci dà un leggerissimo aiuto. Questo va qui. Ottimo. Quest'altro va da quest'altra parte. Questo va sulla testa del micio. Poi abbiamo questo che va in alto. Ed infine questo. Oh, perfetto. C'è scritto qualcosa dietro. Per Daisy. For Daisy. Mm, interesting. Forse una delle persone a cui lui ha fatto male? Non toccarti il baffo, santo Covid. Ok, mi attende un riepilogo degli eventi. Pertanto direi: un bicchiere contenente residui di polvere è stato trovato accanto a Ratchet e una confezione di sonniferi è stata trovata nella stanza. Ratchet ha assunto dei sonniferi la notte dell'omicidio, il che a mio avviso non ha minimamente senso. Poi abbiamo trovato una pistola sotto il cuscino e c'erano delle lettere di minacce trovate nella cassaforte di Ratchet. Ratchet si guardava alle spalle. Ed infine, Ratchet voleva rimanere vigile, ma ha assunto un sonnifero. Sospetto. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. Dovevi essere pronto a reagire in quel caso. Coi sonniferi non avresti sentito nemmeno l'assassino che entrava. Direi che abbiamo tutto. Che dici, Poirot? No, Poirot dice manco per il coppio. I dipendenti di Ratchet. Ah, scusi, non mi ero accorto. Beh, di sicuro il signor McQueen. E ieri sera abbiamo visto uscire dalla stanza di Ratchet anche il signor Masterman, con un nome del genere, peraltro. Oh mio Dio, si sta complicando tutto. Interroga l'assistente di Ratchet, ok. Ora abbiamo tutto, che dici, Poirot? I think I've seen everything I need at the moment. Yes. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Oh, meno male. Ok, direi di andare a interrogare la vecchiaccia. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Ah, giustamente dobbiamo interrogare anche lui. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Sì, gli hai stracciato un attimino gli zebedei, eh? Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Sì, in effetti, un professionista non avrebbe mai commesso un errore del genere, oppure vuole fare in modo che un passeggero venga incolpato. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Signori, scendiamo, non lo so, a togliere la neve a sto punto. Buono figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Adesso vediamo come va questo secondo episodio. Magari ne registro intanto un terzo e ve lo pubblico comunque. Perché a me il gioco piace. È carino, è interessante. Non è la grafica più avveniristica di questo mondo, ma alla fine è un puzzle game in cui devi risolvere un caso di omicidio. Non è che deve esserci la grafica de Crisis e via dicendo, no?
Pertanto, figlioli, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio crescere i baffi e ve li dovete tenere ma proprio perfettamente, altro che Poirot, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!